Salve popolo del web, arriverò al sodo. Abbiamo deciso di prendere tre persone di tre età diverse, quindi di tre generazioni diverse. La domanda specifica è: cosa pensi quando pensi al Natale? Penso subito all'albero di Natale, al tepore di un camino, del fuoco di un camino, e poi una tavola calda piena di cose buonissime da mangiare insieme a tutta la famiglia. Questa è la prima cosa a cui penso quando mi dicono Natale. Viva il Santo Natale, quest'anno mi manca qualcosa di buono nella mia famiglia. Meno male che ho i figli, i nipoti, almeno con loro mi svago un pochino. Con il cappello in testa. Mio figlio, perché gli piace tanto il Natale, ma gli piace così tanto che ci fa due palle quanto una casa. Il fatto dei regali che dai ragazzi non può mancare, e il fatto dei bigliettoni della nonna che gli dà. Il Natale si passava perché si stava in casa, in famiglia, si giocava a carte. Nasce come una festa religiosa. Si spendono un sacco di soldi a casaccio. Ormai più è una festa consumistica. La religione, almeno a noi giovani, non è una cosa che ci riguarda più di tanto. Guardare i nipoti, guardare i figli, le nuore. Ci sta, insomma, una festa bellissima per questo, secondo me. Si prega sempre che stiano bene tutti, in salute. Buon Natale anche a voi. Buon Natale. Posso andare? Sì. Come abbiamo potuto constatare, le tre persone hanno dato tre risposte diverse. Non solo perché sono tre persone diverse, ma perché vengono da tre generazioni diverse. Quindi possiamo semplicemente dire che non esiste un vero significato del Natale, perché è soggettivo. E invece no, secondo me c'è un significato del Natale, perché se ci pensiamo, ad ogni risposta che ha dato uno dei tre soggetti hanno risposto tutti, almeno una volta, la famiglia. Quindi possiamo dire che in mezzo c'è la famiglia e non consumismo, Gesù Cristo, i regali, le vacanze, la famiglia. Bene, mi sono divertito proprio, no?